reazioni sono sempre state più o meno le stesse, sono invariate, non sono cambiate più di tanto. La più classica è sempre: e di lavoro cosa fai? Io dico sempre: la musica mi ha dato tantissimo, però la musica mi ha tolto tantissimo. Devi fare delle scelte, sia scelte personali, che possono essere gli amici anche, no? Che comunque ci condividevi la band, però gli dici: ragazzi, io a questo punto me ne vado, perché comunque non c'è gli stessi stimoli, non c'è la voglia. Quindi è un duro colpo anche a livello, no? Di amicizie, perché non tutti capiscono che questo è un lavoro. C'è molta attenzione al passato adesso, che non è una cosa negativa, se non fosse per il fatto che predomina sulla scena artistica. Non è che i giovani hanno di più, i giovani, sono attuali, e non è giusto penalizzare la nostra storia. Il fatto di suonare gratis in un locale per me non va bene, quindi un locale, se il gestore ti chiama e ti dice: ma vieni a suonare, ma non ti posso pagare, perché se no chiamo l'altro che viene gratis, quindi lì t'hai perso, diciamo, come uno perde lì, diciamo, perde un lavoro, diciamo. Spesso, sai, non ci sono orari, ti svegli la notte, vai a letto tardi, le prove, le organizzare quello, organizzare l'altro. La musica è veramente una gran fatica e spesso non è nemmeno pagata tanto. Quindi tante volte dici: ma Remma, smetto, ma chi me lo fa fare? Vuoi fare un'altra cosa? Perché comunque lavorare musicista è veramente tosto, devi lavorare tanto e prendi veramente tante porte in faccia, quindi devi tutte le volte rialzare e velocemente. Dopo 6 anni di 130 concerti l'anno, o anche in qualche anno 160, c'è stato un momento di crisi, c'è stato un momento di ripensamento. Era diventato un obbligo, appunto, quello di fare concerti, di andare in tournée e tutto quanto. Avevo perso di vista la devozione verso lo strumento. La prima cattedra di musica elettronica è nata qui a Firenze dalla curiosità e dalla ricerca di Pietro Grossi. È stato il primo a pensare che il computer potesse essere usato per fare musica. È un bacino importante in Italia, Firenze. Non è stato solo il primo, ha continuato ad essere il primo conservatore in Italia. Dal punto di vista musicale è una città viva, Firenze. Un giro musicale interessante. Qui ho imparato molto di Sud America, e di Centro America e Sud America, stando qui in Italia, perché ho conosciuto molta gente, diciamo, di questi posti che in Argentina non conoscevo, diciamo, perché no, diciamo, non è che trovi un cubano, trovi un colombiano, per dire, no, in Argentina. Invece qua sì, e ho imparato molto anche della musica sudamericana. Sicuramente c'è curiosità nella reazione delle persone quando incontrano un musicista. Chissà cosa si immagina la gente della vita, dell'essere musicista. Bisognerebbe un po' cercare di far emergere di più la realtà quotidiana e non tutta questa nebulosa di immaginario verso la vita del musicista.